Primo quaresimale di questo tempo che stiamo iniziando a vivere, tra l'altro inseriti nel cammino sinodale della Chiesa Universale, della Chiesa Italiana e della nostra Chiesa Diocesana. Infatti, come sapete, il tema di questo tempo di quaresima è proprio quello del cammino sinodale. Ne parliamo con Monsignor Valentino Bulgarelli, grazie per essere con noi. Prima lezione, primo quaresimale e il tema è proprio una Chiesa in cammino. Siccome lei, oltre ad essere direttore dell'Ufficio Catechistico Nazionale, in questo tempo sta veramente un po' attraversando l'Italia anche per incontrare le comunità che hanno iniziato questo cammino sinodale, gli ho chiesto a microfoni spenti come sta andando e lei mi ha detto ci voleva proprio, dopo 2 anni di pandemia che ci ha fermato, ripartire con un sinodo. Poteva sembrare anche un po' una sfida, no? Perché ci voleva e come stiamo iniziando a viverla nelle nostre comunità? Ci voleva perché era necessario rimettere in moto la macchina. Ci tengo a precisare, non che si sia mai fermata, perché pur con modalità diverse, pur con anche situazioni oggettivamente diverse, comunque la comunità cristiana è sempre andata avanti e comunque ha fatto più o meno delle proposte. Però era giunto anche il momento di prendere atto veramente di una trasformazione della vita quotidiana. Certamente la pandemia ha fatto emergere qualcosa che già comunque era presente e quindi era, credo, veramente un dono dello spirito riuscire a mettere in moto ogni singola chiesa locale non solo per ripensarsi, ma prima di tutto veramente per ascoltarsi. E credo che questo sia un momento di grazia, veramente, e quindi speriamo non vada disperso e soprattutto si possano poi veramente raccogliere anche intuizioni, sollecitazioni che stanno emergendo. Anche perché in questi 2 anni di pandemia ce lo siamo ripetuti spesso che i momenti di forte difficoltà, di forte stress, vengono definiti così, fanno emergere un po' tutti gli estremi, no? Se vogliamo le cose negative, ma anche le cose molto positive, fanno forse uscire quello che è radicalmente vero, ci si libera un po' degli orpelli, di ciò che è superfluo e per cui rimane quella verità nel bene e nel male, no? Per cui quelle fragilità sulle quali lavorare, ma anche quelle ricchezze che tanto abbiamo riscoperto davvero in questi 2 anni Certo. difficili di pandemia. Allora, se parliamo di una chiesa in cammino, di solito quando si cammina si pensa tanto alla meta. A me viene spontaneo chiederle invece qual è il punto di partenza? Qual è il punto di questa chiesa che si sta rimettendo in cammino ma non si è mai fermata, no? Però da dove partiamo? In che stato è la chiesa adesso? In che stato è? Io spero veramente di capirlo e comprenderlo prossimamente. Questo anche a conferma del fatto che non c'è nulla di predefinito e questa è la cosa per alcuni versi faticosa, perché credo dobbiamo essere onesti con noi stessi. Veniamo da stagioni dove eravamo tutti molto codificati, strutturati, fino a generare anche una routine fondamentalmente. E sappiamo bene come la routine a lungo andare, diciamo così, annebbia un po' ciò che veramente conta. Io credo che in questo momento stiamo toccando con mano come il punto di ripartenza sia la vita, il quotidiano, cioè quelle che sono le situazioni che ognuno di noi si trova ad affrontare dalla mattina quando si sveglia fino alla sera, che sono fatte di scelte, sfide, relazioni, decisioni, eventi inaspettati che ti trovi però a dover prendere le misure, fare i conti. Quindi in questo momento quello che credo di poter condividere è proprio tornare all'essenziale del fatto cristiano, cioè la nostra fede fa i conti con un Dio che mette i piedi nella storia. Non è un elemento secondario, è un elemento decisivo. E quindi questo vuol dire anche per la Chiesa rileggere il suo stare nel tempo, nella storia, e anche fare un po' di verifica come c'è stato finora e soprattutto come pensa di starci per il futuro. Per cui una sfida che mi sembra molto interessante. Anche perché tutti i passaggi che ha indicato adesso lei, quindi quelli della quotidianità, sono quelli dove forse credo ci sia la maggior domanda, il maggior bisogno,
di essere accompagnati, visto che ci stiamo chiedendo, no, in questi gruppi sinodali, la domanda è come ti senti accompagnato o come non ti senti accompagnato o come vorresti essere accompagnato dalla Chiesa, penso che siano proprio questi, no, i momenti, le soglie, le fragilità, le richieste veramente della vita di ogni giorno, della vita quotidiana, è lì dove l'uomo chiede di essere accompagnato perché è lì dove si scontra anche con la fatica. Infatti, ma tra l'altro un aspetto importante è che questi passaggi di vita, come tu dicevi, si sono in realtà modificati. Per cui ciò che io ho vissuto da adolescente, gli adolescenti di oggi lo hanno già vissuto in una stagione precedente. E quindi anche il contesto pandemico ha ulteriormente accelerato anche questi passaggi di vita, per cui il riuscire a camminare con gli uomini, le donne, i ragazzi, le ragazze di oggi è il compito della Chiesa ed è la missione della Chiesa, ma non semplicemente un accompagnamento sfumato, un accompagnamento che aiuti a vedere o comunque anche solo scorgere semplicemente un orizzonte, aggiungerei, di senso e di significato su quelle che sono le cose della vita. E questo è il Vangelo, questa è la buona notizia che abbiamo ricevuto ed è anche quella fortissima sollecitazione che già Papa Francesco nel 2013 con l'Evangelii Gaudium sollecitava e stimolava. Quindi è giunto il momento. C'è ancora fiducia nella Chiesa, secondo lei? Io credo di sì. Credo di sì. Perché anche quello che sta avvenendo nel cammino sinodale dice la voglia perlomeno di essere ascoltati, quindi perlomeno si vede nella Chiesa quel riferimento dove si immagina che c'è qualcuno che ti ascolta. C'è un passaggio nel messaggio preparato dal Consiglio Episcopale Permanente all'inizio del cammino sinodale di ottobre scorso, dove i vescovi italiani hanno, secondo me, scritto un passaggio molto bello. L'ascolto è già tempo di evangelizzazione, perché significa riconoscere l'altro come persona e quindi dargli tempo. Per cui non è un tempo inutile, ma è un momento dove evangelizziamo, cioè diciamo agli altri che sono importanti per noi. E quindi credo che questo potrà aiutarci. Sarà indubbiamente interessante cercare però di capire anche se ancora oggi la Chiesa è considerata un partner affidabile nelle scelte di vita. Ma questo però, secondo me, lo scopriremo cammin facendo. Lei dice che ci sono tre chiavi di lettura da tenere in considerazione: quotidianità, fiducia e partecipazione. Anche proviamo a leggerle un po' reciprocamente, no? Quindi sì. Da parte di, sì. Così, dei fedeli, ma anche da parte della Chiesa. Sì. Fiducia è l'anima dell'annuncio del Vangelo. Io mi fido di ciò che mi ha detto il mio catechista, i miei genitori, il mio parroco, gli amici che ho incontrato e mi affido. E mi affido anche a questo Dio che loro mi hanno raccontato. Per cui è veramente il grande motore della vita cristiana. Però è anche il grande motore della vita quotidiana, perché tu ti metti per strada solo se ti fidi che gli altri rispettano il codice stradale, altrimenti diventa un po' impegnativo. Il tempo che stiamo vivendo della pandemia ha indubbiamente incrinato il tema della fiducia, per cui se questo è, come dicono alcuni autori, il secolo dell'isolamento, chiaramente una prima dimensione che viene meno è proprio questa, quella della fiducia. Quindi dobbiamo forse un po' rigenerarla e recuperarla. Per le altre questioni credo che assistiamo un po' al venir meno anche di una partecipazione, ma nel senso proprio di coinvolgersi. Cioè il tema dell'autoreferenzialità, del bastare a me stesso è evidente. Purtroppo forse anche all'interno delle nostre comunità, no? Per cui si vivono anche alcuni servizi in modo generoso all'interno della comunità, però sono sempre servizi per la comunità e per la crescita della comunità, mai solo
un'autorealizzazione personale. Quindi insomma credo che siano veramente delle dimensioni che possono anche ridare uno slancio al quotidiano. Un'altra cosa alla quale credo che non siamo mai stati abituati, pur partecipando magari anche da sempre alla vita della Chiesa, sia quello di essere interrogati su che cosa sogniamo per la nostra Chiesa. Quindi credo che questa sia una bellissima novità. Sì. Il primo che sogna è Papa Francesco, perché nell'Evangelii Gaudium lui, non solo lì ma anche più volte nei suoi interventi, chiama in causa proprio questo aspetto, no, del sognare, che a ben vedere è una delle cose più preziose che noi abbiamo, perché è il nostro desiderio. Vedere le stelle, uscire, immaginare qualcosa di bello. Ed è quello che io personalmente, quindi proprio come mia esperienza di fede, è sempre quello che mi ha accompagnato un po' nel mio cammino, prima di vita presbiterale, ora di vita presbiterale, prima un cammino in formazione, però non accontentarsi delle piccole cose, no? Quindi a volte c'è un po' questo rischio di limitare anche la propria esperienza cristiana in piccoli passaggi, in piccoli frammenti, mentre invece bisognerebbe avere veramente un orizzonte un pochino più ampio. E la Chiesa che sogna Monsignor Valentino Bulgarelli qual è? Ma io sono sincero, la Chiesa che sogno, perché è la Chiesa nella quale sono cresciuto, è la Chiesa del Concilio Vaticano II, cioè la bellezza della Lumen Gentium, no? Di questa Chiesa che facilita l'incontro con Dio e non lo ostacola, la bellezza dei Verbum, di un Dio che si rivela in gesti, parole, dentro una dinamica relazionale perché si intrattiene con amici, ma soprattutto una Chiesa che non ha paura del mondo, perché quello è il luogo dove noi siamo chiamati a portare la buona notizia. Quindi la Gaudium Spes veramente come un qualcosa forse anche da riscoprire dentro un mondo che a me piace tantissimo, pur con le sue contraddizioni, pur con le sue fatiche, però è il tempo che mi è donato per vivere e sperimentare la mia fede. Quindi diciamo così, mi piacerebbe una Chiesa non paurosa, non timida, una Chiesa profetica, una Chiesa che è capace di vedere le ingiustizie, che è capace di denunciarle, una Chiesa che è capace però anche di mettersi a fianco non solo dei più fragili, ma di tutti. Quindi non una Chiesa per pochi, ma veramente una Chiesa di tutti. E devo essere onesto, ci sono dei segni che lasciano intravedere, perché ci sono tante storie che forse non emergono, forse non vengono raccontate, che però dicono proprio questo cammino quotidiano della Chiesa dentro quelle che sono le situazioni della storia. Allora io la ringrazio non soltanto per le sue parole, ma anche per aver condiviso con noi il suo sogno. E allora proprio in conclusione, siamo comunque all'inizio, perché siamo alla seconda settimana di Quaresima e anche se vogliamo un po' all'inizio di questo cammino sinodale, per cui le chiedo una parola, un invito a noi, alla nostra comunità che la incontra questa sera e che appunto si sta immettendo insieme al resto della Chiesa su questa strada. La parola è molto semplice ed è un grazie per quello che già state facendo. Perché vedo e mi si racconta che effettivamente la chiesa di Piacenza, Bobbio, se non vado errato, con il suo vescovo ha iniziato veramente con grande fiducia questo cammino. Sappiamo che sarà un cammino lungo perché i vescovi italiani hanno tratteggiato un percorso fino al 2025 e anche oltre, quindi credo non bisogna avere paura, ma veramente con coraggio lasciarsi guidare anche dallo spirito. Non credo ci sia altra strada possibile da praticare, quindi grazie per quello che state facendo e che farete.